Milano, l'associazione Russolo, che è un'associazione storica di Portogallo, voi ne fate parte e la conoscete. Allora, due parole dirà Boris, il critico, e dopo passeremo la parola al Presidente. Sì, veloce. Io vi ringrazio dell'invito, vi dico che saremo di giuria per la prossima Extempore, sarò io, Marcantonio e il professor Pini, che è qui di fianco. E detto questo, direi che come tutte le associazioni fanno un lavoro importante, che è quello di mettere assieme chi è interessato, diciamo così, all'arte, quindi più che al pane è interessato allo spirito. E mi rendo conto che nella diversità delle nostre espressioni, che mi prendo dentro con voi, ci sono, come dire, scale diverse di misura oppure di modi di intendere il lavoro proprio, quello degli altri e dell'arte stessa. Però, come diceva sempre il nostro amico Serafino, che è di Spinimbergo e quindi della scuola di mosaico, dice sempre: noi siamo delle tessere che messe assieme però danno un'immagine e formano appunto mosaico, al di là di quale si voglia dare senso o metafora. In verità, ecco, ognuno di noi cresce. Io credo che il processo creativo sia molto importante per tutti voi e per noi che più vecchi abbiamo iniziato prima, o anche per chi come l'amico professore o io o altri hanno insegnato. Cioè c'è un elemento di crescita interiore, ecco. Questa crescita ognuno di noi la misura per sé, però guardando attorno, frequentando gli altri e lavorando assieme agli altri, a modo e modello per una propria crescita interiore. Ecco, mi fermerei qui sul ragionamento della creatività che ci riguarda tutti, che però è una strada, come nello yoga tu hai una serie di passaggi da fare e questi passaggi ti portano, però tutto sommato l'elemento creativo apre la mente. Io credo che l'arte sia una nuova religione, o meglio sostituisca addirittura, ma questa è una posizione forse mia estrema, però ti apre la mente e ti rapporta direttamente con lo spirito. Detto questo, io vi ringrazio, vi auguro ogni bene e buona vita. Signor Guardico, grazie di tutto e anche delle sue parole, eccetera. Vorrei passare la voce anche alla mia amici. No, volevamo soltanto dire due parole che riguardano la nostra associazione. Intanto siamo orgogliosi di portare il nome Luigi Russolo, che non è da poco perché è stato un nostro predecessore di grande rilievo. Poi siamo un'associazione, mi sembra l'unica riconosciuta dal nostro comune, quindi siamo orgogliosi anche di questo. Con il comune poi organizziamo anche degli eventi, tipo Extempore o altri eventi che hanno a che fare con manifestazioni consuete di Portogallo, tipo la manifestazione dei Dogi, il Boccolo e altre che ci danno onore e quindi ci portano e ci mantengono dentro la cittadina. Dell'associazione potrei dire che in questi giorni abbiamo fatto un sunto, una breve biografia, e pensavamo un po' a tutte le cose che abbiamo fatto in 33 anni, perché leggevo, non me lo ricordavo, l'associazione è nata nel 1990, quindi quest'anno sono 33 anni. Ci sono stati ovviamente alti, bassi, durante questi 33 anni sono passate molte persone diverse, ci sono state molte attività che hanno visto poesia, musica, scultura e quant'altro, anche se adesso diciamo che siamo più concentrati nella pittura, è quella che più insomma ci sentiamo portati, o forse ci sono più soci pittori in diverse tecniche, come potrete ammirare in queste 15 opere di 15 artisti con mano diversa, tecniche diverse, si va dalla malta, all'acrilico, all'olio, alla matita carboncino su cartoncino, acquerello, pastello, ci sono diverse tecniche. Infatti io vi chiedo se poi vi fa piacere, visto che gli artisti sono, mi sembra, quasi tutti presenti, magari di fermarvi davanti all'opera e chiedere qualche specifica, qualche informazione, se vi può interessare, se no ammiratele e basta,
e fatevi magari qualche, nascere qualche emozione, come si suol dire nel, guardando un quadro che suscita emozioni, che sia un'emozione brutta o bella, secondo me ha già raggiunto il suo obiettivo. Allora, la breve biografia la leggerete magari lì, non la sto a raccontare tutta perché sono un po' emozionata e non me la ricordo. Anch'io sì. Però volevo dire una cosa: siamo in 40, 40 soci a tutt'oggi, mi sembra 37 o 38, sì, non perché ogni tanto ne arriva uno poco, sì, e noi lo accogliamo. Siamo felici perché si va d'accordo, si fanno tante cose insieme, abbiamo tanti corsi in piedi, in questo momento il pastello, dopo aver fatto l'acquarello, avremo un bel corso a settembre, ci fermeremo penso uno o due mesi per il caldo, e la nostra idea è quella di continuare, esatto. Quindi siamo felicissimi. Prossimo evento sarà l'Extempore, sì, al Parco della Pace, dove ci saranno pittori iscritti da tutto il nord Italia, e con la partecipazione anche di bambini sì, da 6 ai 13 anni che curiamo anche durante corsi che io stesso cerco di curare perché amo questa, la chiamo professione ma non lo è una passione, mi piace tanto seguirli, insegnargli quello che so. E concludo solo con una cosa, concludo solo con una cosa, ecco questo, se avremo un altro evento più avanti. E leggendo e scorrendo sui nostri soci i post di Facebook, e non penso di non fare cosa bella di leggere questa cosa che ho letto, che ho fatto lo screenshot prima e voglio leggere, cercare di proprio capire quanto una mostra possa portare a volte la voglia anche di dipingere in un momento magari buio o del quale non si trova il tempo di fare qualcosa o non si ha voglia, non vengono le idee, come per uno scrittore, no? Che hanno quei momenti proprio di buio. E anche per l'artista purtroppo succede. Però io ho letto questo e mi è piaciuto tantissimo. Tornare a galla, tornare in sé, tornare alla luce e risalire a galla. A volte quando stai andando a fondo e ti sembra di affogare, non riesci a respirare e dici non ce la faccio, non so nuotare. In realtà è la paura a portarti, a tenerti giù. Tutti abbiamo quella dose di coraggio che ci spinge a ritrovarci e a risalire, nonostante il terrore di non essere capaci o la paura di quello che c'è in superficie. Ma il provarci può portare a cose straordinarie, può portare a rivalutarci, ad avere uno stimolo a continuare. Dopo tante prove di quadri venute male, ho messo da parte tutto. Mesi di stop, quando a volte basta ritrovare se stessi per ricominciare. Quindi oggi, sì, oggi sono ripartita da me. Sono tornata a galla e anche se è stato faticoso, il risultato, anche se non perfetto, e non mi fa piangere, no, è più di quello che potevo aspettare da me. Questa è la pittura. A volte pensavo di non farcela e invece lo stimolo, l'opportunità di questa esposizione ha riportato a galla Vanessa, ecco. Quella è la sua tartaruga. Ho citato lei forse perché era più giovane, sì, degli artisti, ma avrei potuto citare questo. Quindi complimenti Vanessa e complimenti a tutti. Allora, lasciamo un po' visitare, guardare i quadri con tranquillità e poi ci accostiamo che vi offriamo un qualcosina, un bicchierino se volete, questa bella gola secca.